e si è proposta la ricettività. Ok? Per quanto riguarda, allora, per quanto riguarda gli standard di progetto, allora, ha ragione il collega che dice voi ne avete previsti 30.000, 40.000, ma questo che cosa significa? E nella bontà della scelta in questa fase del preliminare dice guardate che voi avete 13.000 metri quadrati di standard, e vi posso dire pure come sono divisi, ma in questo momento che sia una scuola o meno, come interessa? Quello che interessa capire è che c'è bisogno di attrezzature di standard di quartiere. Sono in più perché, come vi dicevo prima, dobbiamo avere un range più alto per decidere dove posizionarle. Ok? Quindi alcune, molte di queste verranno cancellate o ridimensionate. Ok? Questo è il tempo. E poi, per inciso, ma è possibile che ci dobbiamo, quando parliamo di attrezzature di standard, non parliamo di verde pubblico attrezzato, significa boschi e campagne, significa attrezzature per i bambini, attrezzature per i vecchi, per gli anziani, scusate, attrezzature per tutti, se sono carenti, ma anche se fossero 20 metri quadrati, e addirittura in altre parti, stesso la campagna, ne vogliono almeno 30 cittadini. Ma perché qua vale saccare di dire che meno della metà già sono sufficienti? Io questo non lo riesco a capire, però è un per inciso tra tecnici e tra cittadini, cioè cittadini e cittadini. Ma io stiamo girando le cose intorno a questo. A me, intorno a me, quello che interessa, interessa l'urbanizzazione, il rurale, la zona verde e come. Faccio un esempio molto bravo. Quando cambia il centro della gente non ha bisogno prima di costruire ex novo. Ci sarà un 1% del centro al massimo che ha questo. Per riguardo alla signora che ha parlato prima, qua la maggior parte di noi, se ha un avversamento messo pure male, lo ha acquistato goccia a goccia del sudore della propria fronte. E quindi è giusto che vada analizzata bene la cosa. Lasciamo perdere la provincia, la regione che ci mette dei vincoli, eccetera, eccetera, eccetera. Guardiamo un po' effettivamente alla realtà del paese. Io personalmente mi trovo in un appezzamento di terreno dove ho un'abitazione a Duomo, ho un'abitazione a monte, sulla mia sinistra urbanizzato totalmente, quel piccolo appezzamento che mi resta in campo, rurale, con causa un vincolo paesaggistico di che cosa? Che non ha quasi nel preliminare certo. Oh. Non devo stare ad aspettare se e come sarà o no. Io personalmente ho bisogno di ampliare la mia abitazione in 30 metri quadri. Saranno 70-80 metri cubi. Mi trovo con quella zona vincolata che non posso più muovere. Ho un cane pastore. Posso fargli la cuccia dietro la mia abitazione o meno? Io sono pratico. Allora? Io sono pratico. Cioè, le cose tecniche, ma sono questo DPDR, PCT, non li capisco. Qua bisogna andare, non dico di andare casa a casa di cui si fanno palazzo, però di capire bene la situazione di tutti quanti noi. E mi faccio la signora. La signora, a ridosso di casa mia, a 100 metri, con i propri soldini standati e sudati, si è portato da un po' di diciamo di terra, che ci può fare? Vogliamo guardare un po', ecco, ritorno al caso mio, quando urbano, tutto urbano a sinistra, a me non hanno voluto farlo a me, certamente, non mi risulta l'altra abitazione del mondo, quell'altro guardiamo in terreno, con vincolo paesaggistico,
ma io sono un piccolo paese di è ridicolo, ma come pure parlano sempre della cosa mia, e Tommasino Attesa ne sa qualche cosa, non ne hanno voluto proprio quando me, taglio dritto sul mondo superiore di tuo zio, e poi non tengono conto di Pasqualino Lupo, se sta 15 metri più a un mondo in linea orizzontale, porta magari a linea lì. Innanzitutto, io lo ripeto, non c'è scritto da nessuna parte un vincolo paesaggistico, un valore paesaggistico ordinario. No, è perché avere valore non lo sbagliato. Avere il vincolo, no. Quindi fughiamo questa cosa perché è stata un po' strumentalizzata. Probabilmente sarà la prima cosa che si verrà tolta dal preliminare al definitivo, diciamo così. Ma volevo dire questo, guardate che allora. L'ultima cosa che è stata detta, ossia che la provincia deve lì, lasciamo stare tutti i piani, eccetera, eccetera, che non ci interessa, ci ha dato la possibilità di 30 alloggi. Va bene? Questi 30 alloggi, noi come comunità di Casa Carta, ce li dobbiamo giocare. Anche qui interviene, però, interviene la norma che ci impone un minimo di 40% da utilizzare per edilizia economica comunale, chiamiamola ancora così, diciamo che scende ancora la nostra potenzialità, ma in tutto il centro edificato, ovviamente dove ci sono degli errori, dove vanno rivisti, dove andrà fatto, ci sarà una cura del particolare lì, qui è stata un po' più grossolana la perimetrazione, sempre per lo stesso discorso di prima, perché qui si parla in maniera con delle maglie più ampie. Ma tutti quanti avranno l'opportunità di intervenire in maniera diretta e avranno l'opportunità di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, e ci sarà anche un aumento di volumetria degli interventi. Non per forza deve essere fatto ex novo, anzi, se si legge bene il documento strategico, invito a farlo, si dice che noi dobbiamo puntare non sul nuovo. Perché la provincia di Avellino ha detto: guardate, voi prima di andare sul nuovo dovete recuperare l'esistente. Quindi recuperare significa riqualificare, vi dobbiamo mettere a posto e vi possiamo anche ampliare. Ok? Quindi su questa cosa, tranne che verrà fatto un lavoro più certosino nella fase definitiva, tutti quanti avranno l'opportunità di fare degli interventi sulle proprie abitazioni, e questo è il nodo centrale del piano sarà. Poi, prima dell'approvazione, quando presenteremo il piano, avrete anche gli indici e vi faremo vedere che cosa potete fare di sopra. Ok? E poi questo ce lo andremo anche di sopra. Va bene? Però al momento è inutile fare delle demonizzazioni, questo è quello che vedete. Però ovviamente il chiarimento è duro. Quindi sono contento che questa richiesta è uscita, perché come vale per il Signore, vale per tutti quanti gli altri che hanno gli edifici all'interno del centro edificato. Okay? Mi preme solamente dire una cosa: sempre la provincia di Avellino, nel suo strumento di pianificazione, ha fatto uno studio approfondito sui centri storici. Valle Saccarda non rientra tra i comuni che hanno un centro storico ben definito, quindi noi avremo delle zone B con delle peculiarità specifiche che andremo a definire punto per punto, ok? Quindi fughiamo anche quest'altro dubbio, va bene? Quindi questo è il prossimo passaggio, perché non voglio che dopo si dica: ma come che non abbiamo messo il centro storico? Noi l'abbiamo visto e faremo come abbiamo fatto per le aree rurali, faremo anche per le zone, per le aree rurali. Ma una domanda, quindi l'ampliamento, scusate se l'ampliamento, dicendo quello che diceva il signore prima, se ci sta un'abitazione nel centro urbano e a fianco c'è un'area agricola di valore.
valore paesaggistico o agricolo ordinario. L'ampliamento si può fare lo stesso oppure no? Allora, io voglio fare imprenditore, voglio fare imprenditore, ho bisogno di 8 metri quadrati e allora voglio portare la cosa. Però a me sembra questo che. Mi scusi, volevo finire, vi dico, perché ci troviamo in comuni che hanno, vi dico lassù, ci troviamo in comuni che sono limitrofi o che hanno l'area industriale all'interno del proprio territorio e hanno fatto le manifestazioni di interesse per ottenere, per prevedere un piano di insediamenti produttivi. Quando alla chiusura della manifestazione di interesse non abbiamo avuto nessun risultato, perché chi voleva fare qualcosa si rivolgeva alla comunità industriale. Voglio dire, se ormai è finita l'epoca in cui l'amministrazione può decidere di prevedere 100.000 metri quadrati, 200.000 metri quadrati di aree produttive quando non c'è la richiesta. Poi, ovviamente, se dal 1977 ad oggi non è stata fatta richiesta, non è stata realizzata alcuna area produttiva, forse uno qualche domanda se la deve anche porre. Cioè, effettivamente la popolazione ha avuto esigenza o meno, però questa è una riflessione che facciamo tra di noi. Ma da oggi in poi c'è più consapevolezza e allora sicuramente ci sarà qualcuno che lo fa, prima di sapere anche. Certo. Non sapeva niente. Allora, oggi grazie all'amministrazione e grazie anche alla minoranza,